La cantina Malol Gantua è a Cramà, quindi stiamo parlando di una delle aree interessanti, storiche, epiche in qualche modo nello Champagne. Un'area che è fortemente legata a una varietà che si chiama Chardonnay e naturalmente un'area con vocazione prevalentemente da Bianchi. E come tutta Europa che vive questo momento storico, in modo particolare quest'estate calda, che è una successione sostanzialmente di temperature e di annate che si sono pian piano hanno portato a dare situazioni climatiche diverse a cui non eravamo abituati, anche in quest'area questo elemento temperatura si sta facendo risentire. Tuttavia, l'adattabilità dello Chardonnay, di alcuni cloni di Chardonnay, riescono a garantire, nonostante tutto, una grande mineralità, un grande champagne tagliente. Per quale ragione? Ma probabilmente perché la gestione agronomica fatta da Bernard Mallol, l'attuale proprietario e conduttore di questa azienda, prevede e vuole questi spumanti sempre in una raccolta di maturità delle uve e con una gestione delle malolattiche molto accurate, dove ci sono e non ci sono. L'azienda è un'azienda che è stata fondata relativamente pochi anni fa, direttamente da Bernard, sono 7 ettari di vigneto, si tratta di un raccolta manipolato, quindi di qualcuno che gestisce a fondo i suoi vigneti, poi vinifica e prepara le sue basi spumanti. Che vino ottiene? Lavora sostanzialmente prevalentemente con dei dosaggi, questo dovuto oltre che allo stile per il quadro acido che i suoi champagne riescono ad avere, quindi versione brut. Essendo a Cramà e essendo confinanti comunque a Chouilly, siamo di fronte a dei Grand Cru sempre, per cui gioca proprio questo aspetto qua, come valorizzazione del prodotto. Per cui un Brut Grand Cru Blanc de Blanc, un Brut Grande Reserve Grand Cru Blanc de Blanc e infine un millesimato Grand Cru Blanc de Blanc. È bello, no? Pensare che all'interno di quella che è l'espressione di tutti i nostri vini e tutte le nostre selezioni, esiste qualcuno che si appassiona e si specializza e si innamora profondamente di un territorio e di una varietà. È proprio il caso di Bernardo, cioè l'espressione a Cramà dello Chardonnay. Nel dettaglio, in un dettaglio ancora più dettaglio, cioè nell'espressione del dosaggio, di un'osatura di un brut, nonostante magari quattro acidi che sono altalenanti nelle grandi annate che si sono susseguite. Credo che oggi il problema sia probabilmente più, in qualche modo, il rischio di gelate primaverili, visto uno stadio vegetativo che tende sempre più ad anticipare, che piogge e temperature molto basse. Per cui, ecco che trovare un equilibrio in questa situazione non è facile e merita Bernardo per il lavoro che fa.